Come forse alcuni di voi ricorderanno, queste meditazioni fanno parte di una piccola serie, di una breve serie iniziata 3 settimane fa, che nasce a partire dal libro di Thich Nhat Hanh, Discorsi ai bambini. Thich Nhat Hanh in questo libro dà degli elementi su come orientare la pratica, una pratica che lui definisce come guardare in profondità. Abbiamo iniziato col bambino interiore la scorsa settimana con incontrare le difficoltà e questa settimana con diciamo, la sofferenza, la propria sofferenza, incontrare la propria sofferenza e le nostre vere aspirazioni. Perché metto insieme questi due elementi, perché uno dei nostri pregiudizi più diffusi è quello di non poter seguire la nostra vera aspirazione fino a che non avremo risolto le nostre ragioni di sofferenza. E questo in realtà costruisce una ragione aggiuntiva di sofferenza. Perché? Perché le nostre vere aspirazioni hanno bisogno di essere coltivate sempre. Proprio perché coltivandole le ragioni di sofferenza vengono spontaneamente lasciate andare. Quindi nella pratica di stamattina cercheremo di mettere insieme questi due aspetti e lo facciamo con un brano, non è tutta la poesia, perché tutta la poesia si intitola Dolce Oscurità. E la prima parte della poesia è dedicata alla notte, visto che pratichiamo nelle prime ore della mattina, non mi sembrava tanto opportuno leggervi anche la parte dedicata alla notte, però poi c'è una parte finale della poesia di David White che invece ci riguarda e riguarda proprio il tema della pratica di stamattina. E questa parte dice così. Una cosa devi imparare, il mondo fu fatto per viverci liberi. Lascia tutti gli altri mondi, eccetto quello al quale appartieni. A volte ci vuole il buio e il dolce confino della solitudine per imparare che chiunque o qualunque cosa non ti dia vita è troppo piccola per te. Quindi con questo invito a lasciare andare le cose che non ci danno vita, iniziamo la nostra pratica di oggi. Portiamo l'attenzione alla nostra posizione. Consideriamola la nostra dimora e quindi troviamo una posizione che sia davvero, che renda davvero possibile il dimorare. Una posizione confortevole e dignitosa. La schiena eretta ma non rigida. Portiamo l'attenzione ai punti di contatto e a questi punti di contatto torniamo ogni volta che sentiamo di andare in un altro mondo, trascinati altrove da pensieri o avversioni.
Poi quando sentiamo che la nostra attenzione è ben ancorata al corpo, andiamo a includere anche l'attenzione al respiro. Il corpo rimane come un'ancora sullo sfondo, mentre noi portiamo l'attenzione al respiro nel punto in cui c'è più facile percepirlo. Lasciamo che la nostra attenzione al respiro sia morta. Ci permetta di vagare senza allontanarsi troppo. Un'attenzione che ci difenda dalla confusione. E che rimanga splendente. Ogni volta che la nostra attenzione si perde, possiamo tornare ad ancorarla al corpo, tornare a portarla al respiro. E man mano che la nostra attenzione si stabilizza, respiro, cerchiamo di diventare il nostro respiro, non guardiamolo da distante, come spesso accade, ma entriamo nel suo ritmo e diventiamo questo ritmo. Diventiamo il nostro respiro che entra. Il nostro respiro che esce. Questo diventare il respiro. Possiamo lasciare andare quello a cui siamo di solito aggrappati. Preoccupazioni e sofferenze. Sono troppo pesanti per essere leggeri con un respiro.
diventare il nostro respiro, ci permette di lasciare andare io, me. Ci permette di sentire il confine mobile di ogni cosa. A volte questa ampiezza può spaventarci e allora possiamo tornare ad ancorarci al cuore. Poi continuare a tornare al ritmo del respiro. Tornare ad essere flusso. Che si apre a ciò che vive. L'aria che respiriamo, alla terra su cui poggiamo. Possiamo tornare così a quel senso di libertà e di possibilità che sperimentiamo quando non siamo aggrappati alla sofferenza e non ci identifichiamo con le preoccupazioni. Ci permettiamo di sentire il nutrimento dell'inspirazione e di essere lasciare andare dell'espirazione. In questo ritmo
in questo dare e ricevere, aprire e lasciare andare. Possiamo sentire che c'è spazio per il sorgere delle nostre aspirazioni. Che c'è spazio per avere un'intenzione per la nostra giornata. E forse le intenzioni piccole sono quelle davvero più grandi. Cos'è che desidero oggi per la mia giornata? Qual è la mia intenzione? Qual è la mia aspirazione? Non dare per scontato nulla di ciò che accade. O essere grata per ogni respiro. Ricordarmi di ringraziare. Di incontrare ogni persona come se la vedessi per la prima volta. Così mentre lasciamo emergere le nostre intenzioni per questa giornata, non facciamo nient'altro che inclinare la mente al cuore. Mettere insieme ciò che è sempre stato unito, mente e
negli ultimi minuti di pratica, torniamo ad ancorare l'attenzione al corpo. Stavolta lasciando che il respiro sia sullo sfondo. Ancoriamo l'attenzione alle sensazioni fisiche. A ciò che è vivo in questo momento. Seguiamo il mutare delle sensazioni del corpo. Per ricordarci che nessuna fatica, nessun dolore. Permanente. Così il corpo e il respiro ci insegnano che a causa della natura impermanente della felicità che dobbiamo coltivare e a causa della natura impermanente del dolore che possiamo trasformare.